Buongiorno ai nostri telespettatori, oggi vi parleremo ancora di coronavirus per capirne di più e lo facciamo grazie ad un autorevole ospite, il professor Giulio Tarro, che non ha bisogno di presentazioni perché parliamo di uno studioso di spessore internazionale al quale va il nostro ringraziamento per il tempo che ci dedicherà. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno. E grazie per la sua disponibilità perché oggi ci aiuterà ad affrontare il problema coronavirus per dare maggiore chiarezza a tutti noi e speriamo anche un po' di serenità in più. Innanzitutto la prima domanda era questa: che cosa è il coronavirus e se è così cattivo come gli altri virus o di più o di meno? No, praticamente è una parte di una famiglia virale che scoperta nel secolo scorso, in cui praticamente fino a, diciamo, questo millennio non aveva dato problemi, nel senso che è responsabile praticamente del 10-30% dei raffreddori della stagione invernale, attraverso soprattutto quattro ceppi per l'uomo. Professore, 2002, 2000, sì. quali Il sono... 2030 è stato il salto di, diciamo, di più che di qualità, di aggressività che abbiamo avuto la famosa SARS, sindrome acuta respiratoria severa, che praticamente è causata da un coronavirus che invece dava pure il 10% di mortalità attraverso appunto questa sintomatologia. Ecco, professore, quali sono i sintomi che devono farci preoccupare e che cosa fare soprattutto? Allora, i sintomi sono quelli là, diciamo, possiamo dire dell'influenza, cioè c'è questo raffreddamento con magari tosse e starnuti, probabilmente una tosse secca, c'è in particolare la particolare che colpisce gli aerei inferiori e quindi diciamo dare una ormonite di tipo interstiziale con quello che segue, ovviamente se questa polmonite si estende a tutti e due i polmoni con una manodicità del respiratorio. Qual è la terapia al momento? La terapia non varia, nel senso deve essere quella sintomatica che conosciamo per tutte le malattie dell'raffreddamento, anche antipiretica se c'è una percezione febbre, ma soprattutto o si cerca di andare all'eziologia virale, che non abbiamo un antivirale specifico, ma possiamo utilizzare quelli utilizzati per altro verso, ma perciò se chi usa l'interferon, la ribavirina, con gli thailandesi e quindi gli stessi cinesi hanno utilizzato anche i farmaci contro l'HIV, in particolare quelli che bloccano le proteasi, ritonavir, uno dei prodotti che è stato utilizzato, l'opinavir un altro, e poi anche si è tirato fuori anche un farmaco che riguardava in particolare l'Ebola addirittura, che però, perché io lo sappia, aveva fatto ben poco per bloccare l'entrata del virus, il Remdesivir, che però presumibilmente potrebbe essere valido per il grimaldello usato da Perfetto. questo coronavirus. Poi per completare, addirittura si è usato pure un altro di questi farmaci antivirali per l'influenza, quelli là che devono essere utilizzati in 2 giorni, presupponendo sempre che però non c'è la neuraminidiasi, che c'è il influenzale, e quindi questa porta d'entrata avrebbe avuto questo antidoto. Professore, quando va fatto il tampone? Ma il tampone viene detto che dovrebbe essere fatto sicuramente quando ci sono i primi sintomi, anche questo presumibilmente per evitare tutto quello che succede con tutti i diagnostici, famosi falsi negativi e falsi positivi, e quindi di propalare chiaramente un'epidemia che magari è meno diffusa di quello che si possa pensare. Come dobbiamo comportarci per difenderci dal contagio? Dobbiamo rispettare le regole che ormai abbiamo imparato a conoscere in questi giorni? Sono Se sufficienti? per evitare la diffusione del virus, chiaramente quelle sono le regole abbastanza precise, da parte basata appunto sulla diffusività di questo coronavirus, e quindi in un certo senso diventa proprio un problema l'adozione di questi aspetti, che devono essere molto rigorosi se vogliamo avere
evitare la distribuzione e la diffusione della stessa, diciamo, agente patogeno. Secondo lei si è fatto troppo terrorismo mediatico oppure è stato giusto perché ha in qualche modo sollecitato maggiormente il governo ad attuare delle misure più rigide? Ma secondo me c'è una disoriazione in questa situazione, perché da un lato abbiamo un virus che è tutto sommato, secondo i dati cinesi, per il numero ovviamente, almeno hanno 90.000 contagiati e hanno completato ormai l'epidemia e praticamente hanno avuto una mortalità, diciamo, totale solo del 2%. E quindi in un certo senso riguardava questa persona che già avevano altre patologie, per cui diciamo, si può dire con queste percentuali che quelli soggetti a andare, diciamo, in fase clinica, avere bisogno della medicina d'urgenza è una minima quantità, ma se questo, dice, questi soggetti vanno tutti contemporaneamente, anche quelli che hanno semplicemente un semplice raffreddore ai centri di emergenza, ovviamente dal panico si passa all'impossibilità di soccorrere tutti e non eventualmente i casi più gravi. E poi c'è anche l'altro aspetto, diciamo, politico: sono stati in precedenza, diciamo, tolti tutti, diciamo, i finanziamenti a livello sanitario che riguardavano appunto questi aspetti di emergenza, e nemmeno all'inizio dell'epidemia si è stabilito che bisognava ovviamente raddoppiare, come hanno fatto in Francia, questi centri di medicina d'urgenza. E quindi ovviamente ormai siamo di fronte alla Lombardia e Milano in particolare, che sono sempre stati un occhiello della sanità italiana, che si trovano, per così dire, drammaticamente implicati. Quindi lei ritiene giusto il blocco attuato dal governo, io resto a casa, il decreto? Ma il governo è venuto adesso, perciò hanno fatto prima scappare gli animali e poi hanno messo le porte di ferro. Ci sono dei provvedimenti che devono essere presi prima. Quindi secondo lei ci sono stati dei problemi organizzativi da parte del governo? Ma non solo organizzativi, ma anche, diciamo, di impostazione elementare per condizioni del genere. Dall'epidemia, dalla peste di Atene del 400 a.C. fino a quella di Manzoni alla memoria, hanno sempre, diciamo, siamo sempre basati sull'isolamento del paziente e ovviamente sulla quarantena, cosa che ovviamente da noi non è stata fatta. È possibile ipotizzare, diciamo, questa è l'ultima domanda che le faccio, quando potrà finire questa brutta storia che sta davvero mettendo in ginocchio il nostro paese, ma anche l'economia? Ma innanzitutto penso che abbiamo l'esempio della Cina. La Cina praticamente, si può dire, è già finito, presupponendo sempre che si è iniziato verso novembre, quindi, diciamo, la prima posizione ufficiale sarà data il 31 dicembre, e poi abbiamo assistito, diciamo, a queste decine di migliaia di casi, e ora praticamente la loro epidemia è completata, è dato anche il presidente cinese a Wuhan, e quindi, diciamo, possiamo fare un conteggio praticamente di alcuni mesi che noi abbiamo iniziato, si può dire, dal 22 febbraio, no? Ma considerate tre casi, diciamo, dello spallanzani iniziali, dove la coppia cinese è quello che è venuto da Wuhan, diciamo, come 56 è l'unico praticamente che ha avuto il contagio della malattia, e non si, diciamo, italiani ripatriati da quella città, e per cui presupponiamo anche in maniera ottimistica che finisca entro il mese questa, il massimo, il picco della curva, e poi praticamente possiamo sperare che si concluda tutto sicuramente entro l'estate. Benissimo, ci ha dato una bellissima notizia. L'inizio dell'estate, precisiamo, l'inizio dell'estate. Va bene, se non ha altro da aggiungere, noi la salutiamo e la ringraziamo nuovamente per questo grosso contributo che ci ha dato oggi. Buon lavoro, professore, grazie. Grazie mille, grazie.